Vabbè, allora riprendiamo il Consiglio Comunale, la parola al segretario per l'appello, prego. Allora, Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi. Alzate la mano, sì, sì. però non è in aula, se, altrimenti devo considerare presenti tutti quelli che sono fuori. Tanto ci siamo in tre. Chitò, ma anche lei è fuori. Sì. Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, okay, sente, Lanzoni, l'ho visto? Sì, c'è. Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, anche lei è fuori, la parentesi sono quelli che sono qui, ma che adesso vedono anche gli strati. Torraco, Tremolada, Vavassori. Vavassori. Quindi chi manca? Quindi risultano 20 consiglieri presenti in aula all'appello. Riprendiamo la seduta, però pregherei la consigliera Titta Ferrante o consigliere che devono presentare l'emendamento per discutere l'emendamento che è stato approvato col parere tecnico. Non vorrei sospendere ancora il consiglio. Consiglieri, del gruppo Sesto nel Cuore, possiamo iniziare con l'emendamento, così ce lo illustra e poi lo mettiamo in discussione. Prego. Lo illustra la consigliera Titta Ferrante, prego. Buonasera a tutti.
Il piano di emergenza comunale è un piano che è previsto dalla legge 12, del 12 luglio 2012, la legge numero 100, ed è stato fatto redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle giunte regionali. Quindi è un piano ben fatto. L'unica cosa che mi sembrava importante evidenziare era un rischio che non è stato inserito, che a me sembra non sia stato inserito. Noi pensiamo che Sesto, dobbiamo valutare che Sesto è passata da una ferrovia con trasporto di treni merci, ed è la Milano-Chiasso, che possono contenere rifiuti tossici o prodotti inquinanti. E tra gli scenari a rischio presi in considerazione proponiamo anche questo tipo di eventualità, che venga previsto il rischio di perdita nel territorio circostante rifiuti tossici o prodotti inquinanti. Quindi nell'emendamento ho proprio messo dove inserirlo, nella pagina 9 sotto la voce nucleare, biologico, chimico e radioattivo, aggiungerlo alla quinta riga, che diventa a questo punto, leggo la parte finale, possono essere rischi classificabili, NBCR, cioè nucleare, biologico, chimico, radioattivo, quegli incidenti che possono avvenire in industrie ad alto rischio, trasporti particolari, stradali o ferroviari, o strutture sanitarie che possono avere quantitativi di materiale radiologico che per fortuita miscelazione di prodotti chimici possono creare nubi tossiche, anche in ambienti limitati, o che per possesso o trasporto di rifiuti tossici e o prodotti inquinanti vengano versati nell'ambiente circostante. Questo è l'unico rischio che, se mi sembra di aver notato, che mancava, e quindi chiedo che venga aggiunto. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante, che su questo emendamento è previsto i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto, altrimenti andiamo subito in votazione. Non ci sono richieste di intervento, quindi lo mettiamo. No, ho chiesto la parola al consigliere Feltrin. 3 minuti, grazie. No, solo una precisazione. Io non so se questo rilievo formale, nelle prime 3 righe si chiede appunto, si propone di prevedere gli eventi connessi e che la delibera a pagina 9. La delibera non ha 9 pagine, sarà il piano, penso, quindi chiederei di correggere quella cosa, molto banale, perché la delibera mi pare sia costituita da 3 pagine, se non vado errato. Chiesto la parola il consigliere Gianvecchio, nel frattempo. Sì, grazie Presidente. Prego. Niente, come tutti i piani di emergenza comunali, sono tutti migliorabili. È normale che questo è un evento che deve essere valutato, perché come tutti i piani comunali vanno valutati in base alle criticità che ci sono sul territorio. Questo potrebbe essere una criticità, però la dispersione in ambiente è una cosa che non è che si può prevedere, si può valutare, e comunque poi dopo è compito del nucleo batteriologico chimico intervenire e delimitare le zone. Però comunque ben venga questo rafforzativo, come tutte anche le cose che possono migliorare in un piano di emergenza comunale. Grazie al consigliere Gianvecchio.
Consigliere Tite Ferrante, voleva rispondere al consigliere Feltrin, prego. Sì, ha ragione, invece di delibera deve essere, la parola delibera deve essere sostituita con piano comunale di emergenza, è corretto. Grazie, se non ci sono altri interventi lo mettiamo in votazione. Ha chiesto la parola il consigliere Antonioli, prego. Sì, grazie signor Presidente. Allora, ribadendo quanto ha detto il consigliere Gianvecchio, possiamo anche condividere questo emendamento. L'unica critica che io porto è sempre per la condivisione e la partecipazione, dal momento che in commissione non è stata detta una parola, non è stata fatta una domanda e siamo fermi da mezz'ora come consiglio comunale, potevamo magari anche averli prima, discuterli prima, sia l'emendamento, e ho visto che c'è anche un ordine del giorno, come ha detto prima il Presidente, perché non possiamo tutte le volte trovarci in queste situazioni. Visto che la commissione è, diciamo che è durata anche relativamente poco, perché nessuno di noi ha avuto qualcosa da commentare o fare, non è stata fatta nemmeno una domanda, ripeto. Grazie. Grazie alla consigliera. Vediamo l'emendamento intanto. Quindi adesso andiamo avanti con l'emendamento, lo mettiamo in votazione. Inizia la votazione, prego. Regia. Inizia votazione, prego. Cortesia. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 20. Il consiglio approva. Allora, oltre all'emendamento era stato presentato anche un ordine del giorno, però con il parere tecnico mi è stato riferito che non è coerente con il piano, con il documento in discussione. Quindi andiamo alla dichiarazione di voto. D'accordo? No. Questo non può essere presentato. Se volete fare un ordine del giorno vi dovete mettere d'accordo. Non è che eravate d'accordo. Quando? No, signori, per cortesia, su questa delibera è importantissima, però ci stiamo perdendo. Quindi a questo punto... Quell'ordine del giorno non c'è, se ne presenta un altro al momento e lo può presentare, prego.
Allora, un attimo di cortesia, di attenzione. L'ordine del giorno presentato dal gruppo Sesto nel Cuore adesso viene illustrato dalla... Quindi porre un attimo di attenzione perché dopo andiamo in votazione. Prego. Allora, va bene, guarda che è un ordine del giorno e non è una delibera di consiglio. Possiamo fare prima le fotocopie, per cortesia? Facciamo le fotocopie. Guarda che si poteva anche ascoltare e poi decidere se votarlo o meno. Perché non è obbligatorio fare le fotocopie per forza. Scusi, Prego. Facciamo le fotocopie. Sì.
Consigliera Titta Ferrante, se vuole illustrarlo, grazie. Allora, posso avere l'attenzione? Un po' di attenzione che illustrerà l'ordine del giorno. Prego, consigliere Titta Ferrante. L'ordine del giorno che abbiamo proposto è proprio per rafforzare il piano di, comunale di emergenza che è stato approvato. Con questo ordine del giorno però vogliamo andare a stabilire, a dotare di strumenti operativi, di procedure, di criteri metodologici utili per la realizzazione degli interventi che abbiamo approvato, e renderlo in questo modo più efficienti ed efficaci, renderli più appropriati per la soluzione dei problemi. Quindi devo ringraziare il dottor Curcio e il signor Alberto Angelo Alfredo Bruno che mi hanno aiutato nel precisare meglio questo ordine del giorno, che in questo modo diventa una presa di in cui si considera la necessità di definire un vademecum delle procedure operative, così come era stato accennato nella commissione consigliare, e si chiede, e il Consiglio Comunale va a chiedere, di portare per presa visione nella commissione consigliare competente tutti i piani operativi, quindi la specificità, l'operatività che verrà poi specificata nel vademecum. Grazie. Ecco, una cosa volevo dire, questo è uno scrupolo che servirà per stabilire anche eventuali responsabilità che possono essere valutate in caso di appunto accertamento. E credo che il sindaco non possa che apprezzare questo ordine del giorno, perché si va in questo modo a tutelare le varie posizioni di responsabilità. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Sì, vabbè, ma non ce lo è possibile più. Intervenire un oratore per gruppo per 5 minuti, per il PD ha chiesto la parola la consigliera Antonioli, prego. Sì, grazie signor Presidente. Mi scusi, era una domanda che vorrei fare, sempre perché in commissione non è stato posto nulla, adesso io stavo leggendo l'ordine del giorno, poi sentirò tutti, anche i miei colleghi, come pensiamo di fare. Volevo chiedere, ma voi avete letto tutta la parte che ci hanno mandato nella delibera dalla pagina 3 alla pagina 25 con gli allegati? Perché, voglio dire, nel vostro ordine del giorno chiedete praticamente che vengano espletate tutto quello che c'è scritto qui. No? Boh, non lo so. Perché io l'ho letto, ho ascoltato bene anche quanto ha detto il signor Bruno in commissione, ho sentito anche il sindaco del lavoro che è stato fatto, e penso che quello che state chiedendo voi praticamente è quello che è stato già detto in commissione, è un rafforzativo a quello che è stato già detto. Però adesso sento anche gli altri miei colleghi cosa ne pensano. Grazie. Per il gruppo Sesso nel Cuore ha chiesto la parola il consigliere. Grazie Capone. Presidente, ma no, io non voglio assolutamente accendere i toni. Consigliere Antonioli, se ritiene che il nostro ordine del giorno sia fondato, voti contro. Io voglio soltanto precisare che il lavoro che ha fatto la collega Titta Ferrante è stato un lavoro di analisi e, a mio parere, apprezzabile, perché ha detto bene, è lo scrupolo di un consigliere comunale nell'interesse di tutti, perché quando capitano i fatti ci sono gli accertamenti delle responsabilità. Quindi ribadisco, credo che il sindaco e la giunta siano ben contenti e lieti, forse avreste dovuto farlo voi della maggioranza per fare questo tipo di lavoro, e permettimelo, però adesso prendere anche gli schiaffi non mi sta bene, cioè non stiamo facendo un atteggiamento ostruzionistico. Quindi consigliere Antonioli, il suo atteggiamento irascibile non è pertinente, è uno scrupolo di rendere tutti gli strumenti
chiari, precisi, e si fa riferimento alla delibera dove si chiede che venga portato in commissione il vademetum, come diceva il responsabile che ha fatto il piano comunale. Se ritiene che ciò sia infondato, inconcludente, voti contro. Poi, se domani capiterà a me, speriamo di no, per tutti, qualche fatto, ci saranno certamente delle responsabilità, verranno a ringraziare lei per questo voto contrario. Consigliere Romaniello, il suo gruppo è già intervenuto, il suo gruppo. Uno? Ha chiesto la parola il consigliere Gianvecchio per i Democratici per il Cambiamento. Prego. Grazie Presidente. Ma io veramente non ho capito il nesso. Quando si stila un piano di emergenza comunale, di solito è previsto tutto lo scenario e come e poi un vademecum dei centri operativi. I centri di coordinamento di soccorso vengono comunque stabiliti, penso. Il COC viene stabilito, il COM viene stabilito, che è il centro operativo misto tra i diversi comuni. Quindi in un piano di emergenza che si rispetti, io penso comunque che questo è tutto compreso. Poi dopo, come dicevo prima, ogni piano è migliorabile, ben vengano, però comunque in ogni caso tutti i comuni si devono attrezzare a norma di legge ad avere un piano di emergenza comunale e pertanto mi sembra che sia stato fatto egregiamente. Poi gli spazi per migliorare ci sono sempre, però vademecum di tutti i centri operativi comunque è ben stabilito già in un piano di emergenza. Solo questo. Grazie al gruppo democratico. Consigliere Tita Ferranti, il suo gruppo è già intervenuto, mi dispiace. Se non ci sono altri interventi lo mettiamo in votazione. Quindi aspetta un attimo. Nel frattempo voglio ringraziare i tecnici nella persona del comandante Curcio e del dottor Bruno, grazie che stasera vi abbiamo coinvolto. Quindi lo mettiamo in votazione, l'ordine del giorno, inizia votazione, prego. Sì, poi in delibera diciamo. Fine votazione, consiglieri presenti al voto 19, contrari 16, astenuti 2, favorevoli 11, il consiglio approva. Diciannove presenti al voto, sei contrari, due astenuti, 11 favorevoli. Il consiglio approva. Sì. A questo punto procediamo con la dichiarazione di voto sulla delibera, come da prassi. Giovani se stessa, la consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Federazione della Sinistra. Il voto è favorevole. Grazie, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Grazie. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosio Cremonese, consigliera Franciosio. Scusate, favorevole. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevoli. Grazie. Democratici per il Cambiamento, consigliere De Noia. Favorevole, grazie. Grazie. Sesto nel cuore, consigliere Favoni. Partito Democratico, consigliere Tremolano. Siamo favorevoli, ma mi permetto di stigmatizzare il modo di operare che trovo assolutamente inaccettabile.
Non è possibile che ci venga rimproverate le lungaggini dei lavori di questo Consiglio e poi per discutere un ordine del giorno ci abbiamo messo 45 minuti, senza avere la possibilità da parte nostra di condividere delle scelte e di capire di cosa stiamo parlando. Quindi se l'intento è quello di collaborare alla stesura di una delibera che sia migliore di quella che era stata pensata dagli uffici e dalla Commissione, si viene in Commissione oppure si presenta prima del Consiglio in modo che anche noi abbiamo la possibilità di parlarne. Dopodiché, intanto che voi ci avete messo 45 minuti a presentarlo, poi noi abbiamo un minuto per capire cosa c'è scritto qua ed eventualmente votarlo. È stato votato, però non accettiamo strumentalizzazioni politiche di questa cosa che era praticamente già scritta dentro nella delibera e voi ci volete mettere la bandierina sopra, assolutamente inaccettabile, non è il modo di lavorare e chiedo al Presidente nel futuro di non accettare più questo modo di fare perché non porta da nessuna parte. Grazie. Grazie al consigliere Tremolada. Andiamo in votazione. Consigliere Rita Ferrando non può intervenire. Per cortesia, siamo in votazione. Devo mettere in votazione la delibera, per cortesia. Può spegnere il microfono, grazie. A conclusione non posso esprimere. Per fatto personale, poco dopo la votazione. Adesso dobbiamo andare in votazione, dopo fa la richiesta che ritiene opportuna. Quindi sottopongo alla votazione la delibera piano comunale di emergenza. Approvazione così come è stata emendata. Non è stata emendata, è nuova. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno. Favorevole 24. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. È prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Infatti. Procediamo. Stasera ho parecchi suggeritori. Vi ringrazio tutti. Andiamo in votazione. Per la seconda votazione, per l'immediata eseguibilità, inizio votazione, fine votazione, consiglieri presenti 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24, il Consiglio approva all'unanimità. Quindi non c'è stata nessuna richiesta di fatto personale. No, io ce l'ho la richiesta. Scusi, lei ha chiesto una parola per precisazione. Non ha chiesto la parola per fatto personale. No, io l'ho chiesto per fatto personale, a conclusione. Chiesto, Presidente. Ma non l'ha neanche pronunciato. Ma verbale l'ha messo. Consigliere, per cortesia, posso invito i miei vici di venire al banco, grazie. Prego. Ho bisogno di consultare l'ufficio di Presidenza. Oh, ma sta facendo... Anna Maria, se facevamo così 5 anni per l'ufficio di Presidenza a maggioranza ha stabilito che, visto che non è stato citato il nome della consigliera, che quindi non gli posso dare la parola. Andiamo alla terza delibera dell'ordine del giorno.
riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. La parola alla consigliera Antonioli come relatrice. Prego. Grazie, signora Presidente. Allora, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, debiti derivanti da sentenze esecutive di condanna. Presenti in commissione l'assessore Montrasio e la dottoressa De Girolamo e il dottor Finazzi. La presente è una delibera tecnica. Le spese sono già finanziate nel bilancio del 2015. Come spiegato anche dalla dottoressa Di Girolamo, è un atto dovuto. Anche se si è già provveduto al pagamento, bisogna riconoscere la legittimità del debito. Alcune spese, alcune sono sentenze inerenti il codice della strada. Una sentenza, io adesso vi dico quelle più, diciamo, sostanziose. C'è una sentenza che riguarda i Meri, l'appalto opere, come appalto opere pubbliche per 13.397,51 euro. Una somministrazione di energia problematiche di fatturazione ex Exergia per 51.131,99 euro. E la sentenza CMB che riguarda un bando di gara che è un debito di 68.040,08 euro. Il totale dei debiti fuori bilancio sono per 134.615,30 euro. Anche qui durante la commissione non sono state fatte domande, tranne una. È stato chiesto per quale motivo ci si è rivolti al TAR e non al giudice di pace come per le altre sentenze o a un tribunale. E la dottoressa Di Girolamo ha precisato che dipende da chi ci si rivolge, quindi non c'è motivo per presentarsi al TAR o ad un altro, o ad un altro tribunale. Niente, come è già stato detto, appunto, sono debiti che vanno riconosciuti e devono per forza, una volta passata la sentenza, anche se sono già state finanziate, passare attraverso il voto del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. A questo punto apriamo il dibattito, che ha chiesto la parola al consigliere La Miranda. Prego. Grazie Presidente, le pronuncio che le do un ordine del giorno collegato per la sentenza, quella CMP, per danno erariale, così andiamo subito al punto. È una storia vecchia, nasce nel 2007, giunto Oldrini. In quel momento, tra le varie consulenze d'oro, in parte sanzionate poi dalla Corte dei Conti di quella giunta, l'epoca d'oro, l'ho ribattezzata io, fu deciso anche di fare un project financing sui cimiteri per istituire, oltre che a un implemento eccetera, il forno crematorio, che guarda caso già esisteva però nel comune di Monza. L'istituzione di questi forni a necessità di delibera di Regione Lombardia. La circostanza già si conosceva al momento della delibera e della decisione politica della Giunta Oldrini. Comunque ci fu una serie da parte nostra di esposti alla Corte dei Conti sulla progettazione, che molti ricordano, sulla iniquità anche della consulenza, però non entro nel merito perché poi la Corte dei Conti ha ritenuto legittimo la consulenza verbale e quindi prendo atto per le future governi di giunta, che è possibile fare anche consulenze verbali lautamente remunerate, però quello che conta è il dato politico e sostanziale di questa sentenza, che è ben scritto nelle motivazioni. Sostanzialmente, inizialmente, ci fu un accorpamento tra CMB e Impresa San Galli di Monza, che guarda caso rientra sempre ob torto collo nella questione, dove fondamentalmente fu appaltato appunto la realizzazione di quest'opera. Successivamente la Regione Lombardia, rilevando la non necessità del forno, pose appunto il rilievo e quindi l'amministrazione andò a prendere provvedimenti sulla questione. C'erano due alternative in capo all'amministrazione che poteva fare di scelta.
La prima era quella di stralciare la parte del forno, per cui era intervenuta anche la consulenza esterna, un noto architetto sestese, e la seconda, e questo lo dice anche nella sentenza, il TAR, era quello di revocare l'intera delibera, cioè l'intero piano di rifacimento dei cimiteri. L'amministrazione, all'epoca la Giunta Oldrini, scelse questa seconda opzione. Il problema, come ebbi modo a suo tempo e vedo che dopo ha trovato conferma anche nelle sentenze, la revoca deve essere anche motivata. Non si può, dopo che si è indetta una gara, la si è aggiudicata per un importo di 11 milioni di euro, quindi non erano bruscolini, andare poi a revocare una delibera di questo genere, un incarico di questo genere, senza un'adeguata motivazione. La parte che l'ha fatto l'altar ci ha censurato e ci ha condannati in conseguenza di ciò è la parte della revoca dell'interesse pubblico, perché appunto ha detto la revoca dell'interesse pubblico non era adeguatamente motivato, tant'è vero che dopo abbiamo dovuto prendere successivamente negli anni seguenti provvedimenti sui cimiteri comunque di adeguamento e ampliamento, quindi già questo non giustificherebbe la questione, ma soprattutto una revoca non adeguatamente motivata dell'interesse pubblico a chi legittimamente ha ricevuto incarico o un appalto determina il diritto da parte dell'aggiudicatario di avere il risarcimento dei danni proporzionalmente a tutte le spese sostenute. In quel momento CMB aveva presentato un conto di 300.000 euro, il TAR ha ritenuto che sia giustificato e giustificato documentalmente per esborsi sostenuti solo i 68.000 come liquidati. Il punto di partenza è che ce li potevamo evitare. Quindi il danno c'è perché la delibera è stata fatta e quindi io chiamo a responsabilità chi allora ha avuto la responsabilità sia come segretario comunale che come componenti della giunta di revocare questo atto. Perché è sì un atto politico, ma è un atto politico tecnico-amministrativo e ce l'ha scritto nella sentenza. Quindi chiedo adesso con l'ordine del giorno collegato che vado a presentare al segretario comunale che nell'atto di trasmettere, perché per legge comunque deve trasmettere tutte queste sentenze alla Corte dei Conti per la regolarità contabile, segnali l'ipotesi che appunto vado a sottoporre, che è quella di un sostanziale danno erariale derivante al comune di Sesto San Giovanni, avendo appunto provveduto la giunta a revocare l'appalto impropriamente passato perché era in realtà uno studio di fattibilità senza un adeguato motivo, dichiarando appunto la carenza di interesse pubblico. Per quanto riguarda poi le altre, devo dare atto che ci sono tutta una serie di piccole sentenzine dove sono andati a sanzionarci su multe illegittimamente erogate ai cittadini. Questo, vabbè, diciamo, nella normale diatriba e dinamica delle cose, dove talvolta anche i nostri agenti di polizia, come in altre realtà, possono sbagliare nell'erogare le sanzioni, quindi su questo punto di vista nulla questio. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante, prego. Volevo sull'argomento, sono contenta che il collega ha presentato un ordine del giorno, perché questo sta a dimostrare che non sempre è possibile presentare gli ordini del giorno un giorno prima e che la funzione di un consiglio comunale è proprio quella di stare attenti al fine e non tanto al metodo degli argomenti. Quindi quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con gli ordini del giorno per valutare l'importanza o quindi vi chiedo di stare attenti, ecco, di non criticare sempre e comunque l'operato che viene da questa parte, perché non lo trovo giusto. Poi voglio precisare anche un'altra cosa. Nella commissione che valuta queste delibere, a quella commissione non ho potuto partecipare perché ero in concomitanza presente ad un'altra commissione. E io chiedo ufficialmente, come ho già fatto altre volte, per favore, visto che non ho il dono dell'ubiquità ancora, non so se magari c'è qualcuno di voi che me lo può dare, di evitare le commissioni doppie nello stesso periodo. A quella commissione potevo evitare di andare, a un certo punto potevo partecipare alla elettorale, alla commissione elettorale, alla terza commissione,
che così magari venivo anche pagata, perché nella commissione elettorale tutto il lavoro che faccio o che ho sempre fatto non viene pagato, mentre nella terza commissione le presenze vengono pagate. Potevo fare questa scelta, ho fatto la scelta di rimanere nella commissione elettorale perché era importante il lavoro fatto. Quindi che mi si venga a dire per in ben due interventi che dovevamo intervenire nella commissione, a me spiace, ma vi devo dire che ero presente in un'altra commissione. Consigliera Titta Ferrante, di però non, deve stare per favore, nel futuro all'oggetto di non della fare delibera. Concomitanze. Prego, ecco. Stiamo parlando dei debiti fuori bilancio. Debiti fuori bilancio, apprezzo che ci sia stato un ordine del giorno, grazie. No, ma scusi, in merito a questo, consigliera Miranda, è una richiesta per il segretario o un ordine del giorno? Nel frattempo consigliere Tremolare ha chiesto la parola. Il segretario in questo caso. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolata, prego. Grazie Presidente. Allora, è vero che sono tutte delle delibere tecniche, però c'è appunto quella citata dal consigliere La Miranda, nel quale lui si è esercitato in un ragionamento che però purtroppo parte da un presupposto errato, per cui credo che tutto il discorso vada di conseguenza. Io ricordo che il Comune approvò quel progetto di project financing prima che la Regione decidesse che il forno doveva essere a Monza, quindi dopo che la decisione fu presa e la Regione Lombardia decise che il forno dovesse essere fatto a Monza, ovviamente a quel punto cade il motivo principale di quel project, che venne ritirato. Infatti il TAR dà torto al Comune di Sesto solamente sulla parte riguardante il costo del progetto, perché ovviamente la ragione pubblica del ritiro del progetto c'è, e quindi tutte le richieste dell'operatore privato vengono respinte per l'ammontare che lei diceva, 300.000 euro, rimane solamente il costo del progetto, che ovviamente va riconosciuto a chi ha già fatto un lavoro, ma solo ed esclusivamente in quella parte. Io non conosco l'ordine del giorno che lei ha presentato, però se è conseguente con il ragionamento da lei fatto, non è accettabile, perché il Comune di Sesto, sia nella parte politica sia nella parte tecnica, ha seguito una regolarità e un iter del tutto inoppugnabile, quindi secondo me non è neanche da presentare, e parla da sé il fatto che... A me non interessa chi è l'assessore e chi non è l'assessore, a me interessa che gli atti abbiano una conseguenza e una loro regolarità. Grazie. Grazie consigliere Tremolata. Non vedo richieste di intervento, quindi aspettiamo le copie dell'ordine del giorno presentato dal consigliere La Miranda. Allora, tanto un attimo, stasera...
Scusi Presidente, nel frattempo che attendiamo volevo fare una domanda. Prima di mettere l'ordine del giorno in votazione, è possibile avere il parere tecnico del segretario? Ma è sottinteso, quando do la procedura di distribuire e di discutere vuol dire che tecnicamente è conforme. E beh, se no non lo metto neanche in discussione. Quindi non ci sono più interventi, darei la parola al consigliere Miranda per illustrare o leggerlo o leggerlo al Consiglio. Grazie. Grazie Presidente. Praticamente chiedo con l'ordine del giorno collegato che il Consiglio Comunale disponga a che attraverso il segretario comunale nell'atto di trasmissione d'ufficio della sentenza TAR 1407 del 2013 venga anche allegata una nota dove si ipotizza la valutazione per la procura di procurato danno erariale al comune di Sesto San Giovanni. Questa è la presentazione, non devo discuterlo, se poi devo controdedurre alle osservazioni di Tremolada non lo so, a sostegno non posso altro che richiamare quello che è il dato tecnico della valutazione, che è quello che viene espresso a pagina 13 delle motivazioni, e da questo punto di vista mi sembra che il TAR sia esaustivo e appunto dice: diversa questione la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal soggetto prescelto quale promotore, che dia luogo o meno a un pregiudizio indennizzabile, e quindi poi fa tutta la sua analisi sullo sviluppo. Io credo che questo un'amministrazione guidata da all'epoca un altro segretario dovesse tenere conto di che cosa comportava una revoca di un interesse pubblico per giunta di tutta la delibera, quando poi abbiamo visto le argomentazioni in parte di sentenza dove, pur dicendo il TAR che era facoltà dell'amministrazione revocare l'intera delibera, è pur vero che ha detto la censura che era, si era sviluppata era limitatamente al forno, quindi tutto il resto del progetto, che erano 11 milioni, poteva essere continuato. Poi per una scelta politica è stata fatta questa scelta, però credo che non sia stata adeguatamente all'epoca motivata l'interesse pubblico, perché diversamente non ci sarebbe stata la condanna. La parola al segretario per una precisazione, prego. No, volevo soltanto precisare che in base alla normativa le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, come diceva prima il consigliere Lamiranda, sono già trasmesse alla competente procura della Corte dei Conti. Evidentemente mi sembra di aver capito che la sua richiesta è che unitamente a questa trasmissione ci sia eventualmente la delibera di approvazione di questo ordine del giorno, perché la trasmissione invece è quella di default che riguarda l'intera delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Facevo solo un'esplicitazione magari ai consiglieri rispetto a quanto viene fatto. No.
su quest'ordine del giorno è consentito un intervento per gruppo consiliare. Se non ci sono richieste, lo mettiamo in votazione. Ha chiesto la parola per, PD3. Poi magari chiediamo un attimo di sospensione per pensarci, però se ho ben capito, tutti questi atti vanno comunque alla Corte dei Conti. Noi qua stiamo chiedendo alla Corte dei Conti, attenzione, ci stiamo mandando tutti questi atti e attenzione che dentro tutti questi ce n'è uno che secondo noi costituisce danno erariale. Gli altri no, solo quello lì secondo noi c'è un danno erariale possibile. No, è perché cioè, ci ergiamo noi a giudici. Noi già, il TAR ci ha già condannato a pagare quella cifra e quindi ci atteniamo a quello che ha detto. Tutti gli atti vengono passati alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti saprà fare il suo lavoro e di conseguenza non penso ci sia bisogno di sottolineare una o l'altra. Tra l'altro magari anche rischioso, perché proprio quella lì e l'altra no? Non lo so, ce ne sono 12, 14, quante che erano? Comunque ho interpretato giusto il suo ordine del giorno, cioè noi sottolineiamo che all'interno di questa delibera in quel punto lì secondo noi ci potrebbe essere danno erariale. Sono ipotesi, non è che tutte le sentenze prevedono un danno erariale, ci può essere una diversa interpretazione di un'applicazione di una norma, cioè la contravvenzione è un'applicazione di una norma male interpretata da un agente di polizia, perché se viene poi revocata evidentemente è così, non è che diversamente, o una fattispecie che viene malvalutata dall'operante, che non vuol dire che procura necessariamente un danno erariale. E quando una condotta, cioè quando si va a fare un atto in quanto tale, che non, come ci dice il TAR, non era adeguatamente supportato, la dico tutta, forse non è neanche più tanto solo della giunta, ma chi è l'organo deputato all'interno di una giunta a confezionargli l'atto da un punto di vista giuridico. Posso dirla tutta? Quindi avrà una funzione il segretario comunale quando è in giunta o no? Quindi voglio dire, se un TAR mi viene a dire che non è adeguatamente motivato e che quindi genera automaticamente il diritto al risarcimento del danno per chi era giudicatario della progettazione, perché non è adeguatamente motivata la revoca dell'interesse pubblico, evidentemente c'è una lacuna nell'atto. Se poi sia più pesante l'importanza dell'apporto dato da un segretario comunale a differenza dei componenti della giunta, sta di fatto che questo esborso si poteva evitare probabilmente facendo altro. Tutto qui l'argomentazione, come quello che andremo a discutere mercoledì. Grazie. Ci sarà un problema, rispondere. Si valuterà poi se ci saranno delle percussioni. La parola al segretario, grazie. Prego. No, solo per completezza, la luce anche della precisazione che faceva, fermo restando che non mi ergo sicuramente io a giudice, però nella precisazione, come tutti penso i presenti, quello che volevo solo precisare è che la revoca è prevista dalla normativa come fattispecie, chiaramente va motivata, la ragione che bisogna della quale dar conto e la sopravvenienza, l'interesse pubblico sopravvenuto che rende impossibile procedere secondo la diversa strada, e la normativa prevede che ci sia un indennizzo. La normativa prevede l'indennizzo da di suo, per cui non è da dire, siccome è legittima la revoca di indennizzo, non è un risarcimento di un qualcosa rispetto a una procedura necessariamente legittima. Dopodiché i provvedimenti possono più essere motivati, nel senso che la tipologia indennizzo in caso di revoca è normata dalla legge, insomma come iter standard, volevo solo dire questo. Dopodiché, se quella decisione era o meno conveniente in quel contesto assumerla, è un altro tipo di discorso che dovrà essere eventualmente valutato da chi di dovere, però diciamo che l'indennizzo non è una cosa prevista quando la revoca è legittima, tant'è che in questo caso il giudice dice c'è stata una revoca, ma bisogna riconoscere il danno emergente. Richiamano anche alcuni articoli, c'è tutta una disquisizione fatta rispetto all'articolo disciplina del project financing in cui è canonizzata la quantificazione. Il senso è, se previsto dalla normativa vigente, se un soggetto ha partecipato a una procedura, quella del project financing oppure le ipotesi di concessione, spendendo delle risorse, ha diritto ad essere indennizzato laddove non risulti vincitore della procedura. In questo caso la ditta chiedeva tra l'altro non soltanto il danno emergente ma anche il lucro cessante, il giudice ha detto no, il danno emergente è quello che provi. Questa è stata la conclusione. Diverso è su quel tipo di provvedimento, se si ritiene che esistano degli elementi tali da dire alla Corte fate attenzione se c'è qualcosa di strano. Questo è.
Vabbè, grazie. Se non ci sono interventi, ha chiesto gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone. Grazie Presidente, ma l'intervento politico del segretario mi è piaciuto parecchio, perché è un intervento politico il suo, mi scusi. Ha dato veramente un'imbeccata alla maggioranza su come rispondere. No, mi scusi. Ha detto allora, questa è la mia opinione, scusate, è la mia opinione. Di fronte al silenzio della maggioranza, il segretario ha dato un esaustivo imbeccata di carattere. Questa è la mia opinione. Ma scusate un attimo, ma non è offendere. Pietra, se vuoi, cioè se devo consigliere dire... Consigliere Capone, un attimo che un attimo la parola al segretario. No, scusa, mi hai dato la parola, signor Presidente. Quindi io dico, io interpreto in questo modo. Ma detto questo, io oggettivamente la sentenza non ce l'ho in mano e mi sono rimesso quello che ha letto il collega. Però mi sembra che la domanda sia quella di portare alla Corte dei Conti di verificare l'eventuale responsabilità. Quindi oggettivamente non mi sembra un atto aggressivo. Cioè, sta bene quello che lei ha spiegato e ripeto, è una spiegazione, a mio parere, che doveva trovare luogo in un intervento politico. Ma quello che viene chiesto da consigliere La Miranda è semplicemente che allegato agli atti ci sia un'osservazione per l'accertamento di un'eventuale responsabilità in modo da consentire alla Corte dei Conti un legittimo controllo degli atti, cioè la ricerca della verità. Quello che sta chiedendo consigliere La Miranda è la ricerca della verità, quindi non capisco per quale motivo debba essere rigettato tutto qua, non capisco. Scusi? Sarà votato. Va bene, d'accordo. Diamo un attimo la parola al segretario per un chiarimento, prego. No, scusa, ci tengo a essere rapida perché ci tengo molto al distinguo, nel senso che siete voi gli eletti, insomma, dalla città di Sesto, non io. Soltanto ci tengo a precisare che la mia è una precisazione tecnica, evidentemente tecnica, fatta con riferimento a un intervento anche competente tecnicamente, che è quello del consigliere La Miranda, ok? Per cui il discorso era un trasferimento di informazioni più di dettaglio nel merito, come del resto lei stesso insomma può comprendere rispetto alle sue competenze. La mia valutazione su questo infatti è un parere favorevole, tant'è che questa proposta deliberativa sarà oggetto di votazione in questa seduta. La mia era una precisazione perché in quel tipo di lettura tecnicamente si poteva ricondursi da parte di chi non è competente nel settore la identificazione e riconoscimento dell'indennizzo da parte del giudice al fatto che c'era un'illegittimità, una mancata motivazione sufficiente del. Io ho semplicemente detto che a rigor di legge 241 l'indennizzo è previsto di default nella misura in cui c'è una revoca. Tutto qua. Mi fermo perché non vorrei andare. La parola al sindaco su questo ordine del giorno, prego. Grazie Presidente. Allora, farò un doppio intervento molto breve. Trovo assolutamente fuori luogo, inelegante e anche poco professionale il modo in cui il consigliere Caponi si è rivolto al nostro segretario comunale, tacciandola di fare un intervento politico a fronte di una spiegazione squisitamente tecnica. Se poi nella spiegazione squisitamente tecnica si ravvedono degli elementi che disturbano possono disturbare il consigliere che è intervenuto ovviamente nel suo ruolo e nella sua votazione, sarà un problema suo, ma quello che è stato l'intervento del segretario De Girolamo è un intervento pulito e molto chiaro. Dopodiché invece intervengo nel merito della richiesta del consigliere La Miranda. Ecco, ovviamente il Consiglio voterà quello che vorrà, io uscirò perché non è opportuno che io rimanga in aula nel momento in cui si parla di una cosa che riguarda anche me, perché ho fatto parte della precedente consigliatura, ovviamente. Detto questo, non lo so neanch'io, ma a prescindere, siccome non lo so, è meglio che non mi esprima.
Detto questo, però, ritengo sì questo ordine del giorno un ordine fortemente politico, perché di fatto, come aveva detto, come è stato detto prima, verrà tutto mandato alla Corte dei Conti, e che il Consiglio Comunale si esprima dicendo qualcosa di accompagnamento è chiaramente un'azione molto politica, ed è fatta, mi permetta consigliere La Miranda, contro un'amministrazione, questa, l'attuale, che c'è da 4 anni e che rispetto a tantissime pratiche del passato non ha avuto nessun timore a rivolgersi agli enti competenti, facendo anche azioni coraggiose e di forte discontinuità. Dopodiché la politica è questo, si deve usare tutto in modo strumentale, anche una cosa molto vecchia del passato sulla quale appunto è anche molto tecnicamente, cioè non è che questa cosa poi va in un cassetto, rimane, viene mandata, vogliamo però puntarci il riflettore, fatelo tranquillamente, per me personalmente, ripeto, non è un problema, lascio l'aula ovviamente libera nel decidere, non potrò esserci perché c'ero all'epoca, ma quello che voglio che rimanga registrato in questi atti è che questa azione fortemente legittimata, politica, viene fatta contro un'amministrazione, l'attuale, e contro, anche mettendo in imbarazzo un po' forse qualche consigliere comunale, ma contro l'amministrazione attuale che rispetto al passato ha segnato una discontinuità che sfido chiunque a dire che non c'è stata. Qui mi fermo. Grazie al sindaco, non vedo altri interventi. Quindi metto in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere La Miranda. Inizia la votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, 9 contrari, 3 astenuti, 9 favorevoli e 1 non pervenuto. Quindi, infatti, no, a parità di voto non passa l'ordine del giorno, a parità di voti no. Allora, eccola là il mio voto. Dunque, non ho fatto in tempo a votare e il mio voto è no. Grazie. Quindi risulta 10 contrari, 3 astenuti e 9 favorevoli. Quindi il Consiglio non approva. Procediamo con la dichiarazione di voto, iniziando dai giovani sestesi, consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è di astensione. Federazione della Sinistra, consigliere Feltrin, prego. Visto che c'è stato spiegato anche nel documento della... Scusatemi, della delibera che il Consiglio non ha margine di valutazione sulla legittimità degli stessi e che il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, visto che è necessario perché svolge una funzione di presa d'atto finalizzata al mantenimento dell'equilibrio dell'ufficio, dell'equilibrio di bilancio, il voto è favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Delibera tecnica, voto tecnico favorevole. Grazie. Grazie. Il Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, il nostro sarà un voto contrario. Grazie. Naturalmente il consigliere La Miranda, prego. Contrario. Democrazia per il Cambiamento, consigliere De Noia. Grazie Presidente, favorevoli. Sesto nel cuore, consigliere Caponi. Astensione.
Partito Democratico, consigliere Tremolata, prego. Favorevole. Grazie. Quindi mettiamo in votazione la delibera avente per oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio come indicato in delibera. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 4, astenuti 4, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 3, astenuti 3, favorevoli 15. Il Consiglio approva. No, volevo dire, l'ultima delibera, ci sono i tecnici e i dirigenti qui presenti, volevo dire che il Consiglio Comunale di solito si ferma prima della mezzanotte, a meno che non c'è una delibera in scadenza, però per rispetto ai lavoratori, ai colleghi, mi permettete di andare avanti con questa delibera? Scusi, Presidente, scusi, mercoledì c'è un'altra convocazione, credo, giusto? Abbiamo una convocazione anche l'11 con una sola delibera al momento, però. No, certo, per rispetto dei dirigenti. A questo punto possiamo fare una votazione per alzate di mano, se vogliamo. Chi è d'accordo di prolungare un attimo il consiglio per discutere l'ultima delibera? Alza la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Quindi a maggioranza si va avanti e discutiamo di questa delibera. Contributo di costruzione, applicazione e riduzione all'articolo 17 del DPR 380. La parola alla consigliere Pennazzi come relatrice di commissione. Grazie. Grazie Presidente. Dunque si tratta, cerco di essere vero, si tratta sostanzialmente per una parte di questa delibera di un adempimento già previsto dalla normativa che dice che sugli oneri di costruzione, cioè quelli che si pagano in lavori o in denaro, nel caso ci possono essere degli sconti del 60% rispetto agli oneri, nel caso di ristrutturazioni leggere, quindi anziché costruire nuovo si fa una ristrutturazione leggera, sia sulla città consolidata sia sulla città in trasformazione, se non ricordo male. L'obiettivo è quello ovviamente limitare il consumo di suolo e andare piuttosto a un recupero. C'è una parte poi invece di questa delibera che è una scelta che fa questa amministrazione, che va ad aggiungere quindi un discorso di scontistica sempre sugli stessi oneri di costruzione, laddove si fa una ristrutturazione non leggera ma totale. Quindi vuol dire che si può anche demolire e ricostruire. Sempre nella logica di, quindi va aggiunge rispetto a quello che prevede già la legge, sempre nella logica del cercare di recuperare, partendo dall'osservazione che veniva fatta in commissione, che in questa città ci sono già, oltre alle famose aree dismesse, anche tanti edifici dismessi, e questo spinge al recupero degli edifici. Come si definiscono gli edifici dismessi? Allora, gli edifici dismessi sono quelli inagibili, quindi con gli atti comunali, o quelli cosiddetti in dismissione.
Come si dimostra la dismissione, ci vuole una perizia tecnica giurata, non devono esserci gli allacciamenti dell'acqua, dell'elettricità, eccetera, e comunque avviene un sopralluogo da parte degli uffici. La delibera aggiunge anche un altro elemento interessante, secondo me, è che è cioè che entro 3 anni è già indicato ai tecnici di fare una valutazione dell'impatto, cioè la delibera dice proviamo questa strada, nella logica del recuperare, non consumare, incentivare il recupero di edifici dismessi, però tra 3 anni ai tecnici è già stata data l'indicazione di fare il punto della situazione e valutare qual è l'impatto. Elemento, secondo me, che potrebbe essere diffuso anche in altre delibere, questo tema dell'impatto delle politiche, dell'impatto sociale, dell'impatto ambientale, eccetera, potrebbe essere diffuso. Quindi è un elemento di innovazione che è stato presentato in commissione. L'ultimo aspetto riguarda il discorso del cambio di destinazione d'uso, ovvero lo sconto non vale laddove con questa ristrutturazione totale si chiede anche un cambio di destinazione d'uso che fa aumentare il valore dell'immobile che viene ristrutturato. Dopodiché è stata fatta una domanda dalla consigliera Titta Ferrante che chiedeva sostanzialmente come si fa a fare questa valutazione del cambio del valore che non è così immediata. In alcuni casi si possono utilizzare delle tabelle dell'Agenzia delle Entrate, ma che sono spesso dati macro che difficilmente possono essere applicati ai singoli casi. Si può chiedere un'analisi ad hoc dell'Agenzia delle Entrate, insomma vari metodi di valutazione, non è così immediato e diretto questo aspetto. Credo di aver riportato tutti gli elementi discussi in commissione. Grazie alla consigliera Pennasi. Apriamo il dibattito su questa delibera. Se non ci sono interventi, a prassi devo fare il giro della dichiarazione di voto. Non vedo interventi, andiamo in dichiarazione di voto con i giovani sestesi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Feltrin, Federazione della Sinistra. Favorevole. Grazie Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie, noi siamo favorevoli. Questa delibera, come diceva la consigliera Pennasi, va in effetti a tentare, e secondo me dovrebbe riuscirci, a quel consumo no di territorio, come è stato più volte detto, perché aiuta, diciamo, e incentiva il riutilizzo di ciò che è già esistente. In effetti è una delibera non che andrebbe propagata, ci mancherebbe altro, ma che andrebbe perseguita continuamente su tutto ciò che stiamo realizzando e su ciò che cercheremo di realizzare. Faccio presente che è stato anche un ordine del giorno approvato, non a maggioranza ma a totale composizione del Consiglio Comunale, in cui si diceva questa cosa circa 7-8 mesi fa. Quindi ben venga questa cosa, che non è un ordine del giorno ma è legge e quindi è una delibera che ha una certa sostanza, però poi ricordiamoci anche di metterla in pratica e di capire che la città ha bisogno di queste cose. Grazie. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi. Grazie Presidente, il nostro sarà un voto favorevole. Grazie consigliere del Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Democratici per il Cambiamento, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Caponi, Sesto nel Favorevole. Giorno. Grazie consigliere Tremolata. Siamo favorevoli, grazie. Grazie. Allora mettiamo subito in votazione la delibera. La delibera contributi di costruzione, applicazione e riduzione all'articolo 17 DPR 381/01. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24. Il consiglio approva all'unanimità. C'è la seconda votazione e dopo do la parola al sindaco per una precisazione. Passiamo alla seconda votazione. Regia. Buonanotte. Inizia votazione. Grazie. Fine votazione. 24 consiglieri presenti al voto, contrari nessuno, astenuti nessuno.
Favorevole 24, il consiglio approva l'unanimità. Un attimo, la parola al sindaco, prego. Grazie Presidente, ho preferito aspettare la fine di questo consiglio comunale per intervenire nel merito di un intervento fatto dal consigliere Caponi, dove suggeriva al sindaco, cioè a me, di chiedere le dimissioni dell'assessore Iannizzi. Allora, notando che è una cosa che periodicamente il consigliere Caponi mi chiede, perché già l'anno scorso mi veniva chiesto di chiedere le dimissioni dell'assessore Montrasio, risponderò nello stesso, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, in una commissione consigliare, risponderò al consigliere Caponi nello stesso modo. Fa prima chiedere le mie dimissioni che quelle dei miei assessori, con i quali io condivido scelte, percorsi e anche difficoltà, opportunità e anche le scelte positive o anche quelle che ovviamente si possono sbagliare. Peraltro mi fa specie perché poi questa richiesta nasce all'interno di un consiglio comunale dove da più parti e da più consiglieri comunali è stato anche evidenziato il lavoro lungo, certosino, molto puntuale di ascolto che è stato fatto nei confronti della commissione consigliare, che ha portato via anche qualche mese di lavoro per raccogliere poi suggerimenti, suggestioni, punti che sono poi rientrati in quel famoso bando che evidentemente così tanto pronto nel cassetto non era, perché se poi è stato arricchito anche di tutta una serie di suggerimenti che dalla commissione sono arrivati, mi sembra ingeneroso politicamente, questo spetta a me ovviamente come compito nei confronti dell'assessore, ma molto ingeneroso anche nei confronti della parte tecnica, nella quale ho notato che questa sera c'è stata una sorta di accanimento secondo me ingiustificato. Sono io la più severa e i miei collaboratori, direttori e non solo, lo sanno quando c'è da correggere il tiro rispetto a questioni che riguardano il lavoro amministrativo. Ma veramente ritengo ingeneroso che ci si assuma da parte della politica un ruolo che è rispetto al giudizio tecnico, voglio dire, a ciascuno il suo, non professionale. L'ho visto fare nei confronti del segretario, nei confronti dell'ingegner Fabri che aveva questo benedetto bando che era stato detto tra l'altro anche da lui assolutamente in modo improprio che era pronto, ma era talmente pronto che infatti ci abbiamo dovuto impiegare un bel po' di tempo per inserirle altre cose che sono venute fuori dalla commissione. E l'ho trovato ingeneroso anche nei confronti sia del comandante Cruncio che di Alberto Bruno rispetto a quello come è stato trattato l'ordine del giorno, così come un po' una cartina che tanto devo presentare, un ordine del giorno, peraltro mi scusi consigliere Caponi, però sentire questa richiesta di dimissioni da chi poi presenta un ordine del giorno che tecnicamente non sta in piedi, che però tanto che siccome lo devi presentare allora lo modifichi e lo trasformi in una cosa che era già stata detta in commissione consigliare, lo ritengo un'azione di debolezza politica, del tipo ci siamo, alziamo la mano, c'è qualcuno che ci vede? Mi ricorda un po' una particella di sodio da solo di un'antica pubblicità. Grazie signor sindaco. Il consigliere Capone vuole aggiungere qualcosa? Fatto personale, sì. Altrimenti chiudiamo. Grazie, la seduta è tolta, buonanotte a tutti.